Buonasera, io volevo approfittare del dottor Davigo per avere delle delucidazioni su due questioni molto precise. Una riguarda una dichiarazione che ho sentito ieri sera in una trasmissione televisiva da Marco Travaglio, che affermava che secondo una legge, credo del 52, forse legge Scelba, fosse ineleggibile qualsiasi cittadino italiano che fosse detentore di media in pratica, di mezzi di comunicazione, quindi forse ci siamo persi qualcosa nell'ultimo ventennio, mi chiedo. E l'altra cosa era riguardo all'obbligatorietà dell'azione penale, immagino che se io adesso pubblicamente la insultassi potrei avere qualche problema. Mi chiedo perché qualche altro cittadino che ha recentemente insultato pesantemente, chiamandola per nome e cognome, un giudice di Milano, ecco, mi chiedo se stia succedendo qualcosa in merito. Grazie. Allora, quanto alla prima domanda, è la legge sulla elezione della Camera dei Deputati che vale anche però per il Senato della Repubblica perché c'è l'espresso richiamo. La norma dice effettivamente che chiunque abbia concessioni dallo Stato non è eleggibile, solo che è stata interpretata, e badate bene, non soltanto nei parlamenti, nelle Camere in cui aveva la maggioranza la destra, ma anche in quelle in cui aveva la maggioranza la sinistra, nel senso che non essere eleggibile con Falonieri, cioè il Presidente del Consiglio d'amministrazione della persona giuridica e non l'azionista di riferimento. Questa è la risposta alla prima domanda. La seconda domanda, certo, l'azione penale obbligatoria, però quando uno è membro del Parlamento non è punibile per le opinioni espresse e i voti dati. La lettura che dà la Camera di appartenenza di questa norma è nel senso che anche le opinioni espresse per strada sono coperte dalla immunità appunto parlamentare. Ci sono continue questioni che vengono sollevate davanti alla Corte Costituzionale. Io, per esempio, una volta ho querelato Sgarbi, che me ne ha dette di ogni in una trasmissione televisiva. Lui ha detto che era manifestazione del suo pensiero di parlamentare. Il problema è che lo faceva durante una trasmissione televisiva per cui era pagato per farla, cioè era il suo mestiere, non stava facendo il parlamentare in quel tempo, e la Corte Costituzionale ha annullato la delibera della Camera, per cui Sgarbi è stato condannato, ma non ha ancora pagato. Adesso ho scoperto che prende un sacco di soldi dalla Rai, devo dire al mio avvocato di fargli il pignoramento. Quindi credo che queste siano esaustive delle domande, queste considerazioni. Buonasera. Innanzitutto, pur avendo rappresentato brillantemente alcuni aspetti della situazione giudiziaria in Italia, bisogna riconoscere che dietro questi aneddoti in realtà ci troviamo di fronte a una situazione estremamente tragica e bisogna essere oggettivamente portati a dichiarare che di democrazia in Italia c'è abbastanza poco. Faccio due esempi. Mi sembra strano che non si intervenga di fronte a leggi che vengono emanate e che dovrebbero tutelare i cittadini, quando in realtà servono solo e esclusivamente per tutelare il potere. Faccio riferimento alla legge sulla privacy, che al di là che sia stata emanata, propugnata da un rappresentante della sinistra, in realtà si tocca quotidianamente una situazione in cui il cittadino subisce in continuazione una violenza, un sopruso, e non ha alcuna possibilità di tutelarsi. Non vado ad elencare le telefonate di call center oppure la pubblicità nelle cassette delle lettere che impedisce poi l'inoltro di lettere da parte del portalettere. Ma in realtà questa legge poi tutela il potente quando un cittadino chiede di poter individuare eventualmente, sì, eventualmente qualche sua violazione. Per cui penso che la legge sulla privacy potrebbe restringersi ai soli dati sensibili. L'altro aspetto che volevo chiedere era sulle leggi che possono violare la Costituzione. L'articolo 33 della Costituzione prevede che vi possano essere la creazione di scuole private senza oneri per lo Stato. Per quale motivo non si interviene di fronte alla continua normativa che elargisce centinaia di milioni di euro alle scuole private, danneggiando le scuole pubbliche? Grazie. Allora,
Quanto alla prima domanda, la risposta è facile. Nel processo penale la privacy non opera, quindi se uno ha commesso un delitto non è che può invocare la privacy, la invocano lo stesso. Per esempio, di recente è stata invocata a proposito di una contestazione di alcuni reati, cioè, ma è la mia vita privata. Io ho pensato che anche Jack lo Squartatore avrebbe potuto dire la mia vita privata, dice, io ho questo tipo di gusti. Nel processo penale la privacy non c'entra, ci sono regole diverse, quindi nessuno può invocarla per quanto riguarda gli accertamenti della giustizia penale. Quanto alla seconda domanda, noi abbiamo un limite di tutela da parte della Corte Costituzionale, ed è che le questioni di legittimità costituzionale possono essere proposte soltanto se la questione è rilevante nel corso di un giudizio civile, penale o amministrativo. Allora, se una legge stabilisce di dare i soldi a qualcuno, è difficile che ci sia un processo civile, penale o amministrativo perché gli danno i soldi. Al massimo può esserci se non glieli danno. E quindi, perché quello che li vuole fa causa per averli. Allora potrebbe accadere, ma questi glieli danno, quindi non accade che qualcuno faccia causa. Siccome non ci sono mai cause in cui la questione possa essere sollevata, la questione non viene sollevata. Però l'articolo 33 dice senza oneri per lo Stato. Il che non impedisce, attenzione però, che ci possano essere non dei finanziamenti, ma dei trasferimenti di costi. Cioè se lo Stato dice benissimo, io risparmio su un investimento che dovrei fare perché tu mi fai questo servizio, ti pago il servizio che mi fai. Però qui bisogna mettersi ben d'accordo su una cosa. Un conto è che sia un servizio che rendono allo Stato. Allora, se una scuola è parificata, deve essere parificata per davvero. Intanto devono essere insegnati i programmi previsti nelle leggi dello Stato e non i programmi che a ciascuno gli pare. Perché altrimenti questi fanno passare dei principi che sono deliranti. Perché con la storia del finanziamento alle scuole private, prima o poi avremo qualche scuola di terrorismo che vuole essere finanziata. E dirà, noi dobbiamo insegnare la jihad, e se non lo fate è violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché visto che finanziate le scuole cattoliche dovete finanziare anche la jihad. E quindi è una strada estremamente pericolosa. Oltretutto non ha neanche senso sotto il profilo della libertà di insegnamento come viene presentata, perché se la scuola è parificata studiano i programmi dello Stato, hanno gli esami di Stato, che senso ha che lo facciano dei privati? Tanto va, è una scuola privata, è una scuola pubblica in concessione, semmai non è una scuola privata. Quindi è una questione su cui sarebbe opportuno che il Parlamento riflettesse un po' di più, invece di continuare a... Che per la verità non è tanto il Parlamento nazionale che lo fa, quanto i consigli regionali che danno a pioggia denari sotto questo profilo. Comunque il problema è che le questioni di legittimità costituzionale non si possono fare perché non ci sono processi in cui potrebbero essere sollevate.